Ciao a tutti amici del canale YouTube e soprattutto del canale YouTube di Pietro Grafigna. Benvenuti nuovamente in un altro video e oggi vi voglio far vedere una cosa eccezionale. Un oggetto, uno strumento assolutamente secondo me utile e dispensabile. Perché? Perché chissà quante volte vi è capitato di prendere la macchina, di prendere lo scooter, la moto, la bicicletta, ma avete trovato una gomma un po' giù di corda, un po' sgonfia. Bene, allora cosa bisogna fare? Bisogna andare dal benzinaio o dal gommista, sperando che non ci sia troppa gente, sperando che lo strumento funziona. Normalmente quelli dei benzinai sono sempre rotti gli strumenti e comunque anche lo strumento che misura l'aria, la pressione, non è mai corretto. Ma la maggior parte delle volte, se fate solamente un controllo delle gomme per la pressione, costa anche un euro. Noi qua a Genova, benin, un euro sono palanche. Allora, ho pensato bene di comprarmi per conto mio personalmente un piccolo compressore portatile da portare in macchina. Sul mercato ce ne sono veramente, veramente tanti. Però non attenzione, perché molti sono veramente poco affidabili e non gonfiano assolutamente niente. Ho trovato questo, è un marca Mannesmann, è assolutamente un prodotto tedesco. E l'ho trovato su Amazon a pochi euro. Poi nel link, nella descrizione, vi aggiungerò il link per acquistarlo. Va bene, passiamo assolutamente ad aprire la scatola. Si presenta già molto bene, ma il pezzo già forte appena aprite la scatola è di trovare questa bellissima borsetta, molto comoda. Ve la prendete così, la mettete nel portabagagliai della macchina e nel baule e non dà assolutamente fastidio e non impegna. Ma apriamo subito e vediamo cosa troviamo nella valigetta. Eccoci qua. Eccolo qua. Attenzione signori, sedetevi perché l'emozione sarà fortissima. E uno, e due, e tre. Eccolo qua. Un bellissimo compressorino d'aria portatile a 12 volt. Ragazzi, guardate come si presenta, col suo cavo molto lungo per raggiungere comodamente tutte le quattro ruote del veicolo, anche se avete un SUV o una macchina molto grande, con la classica presa dell'accendino, che tutte le macchine ha il suo accendino. Un bel tubo, bello lungo, assolutamente, lunghezza totale un metro esatto, ho misurato poco fa, terminato già con la sua vite da vitare direttamente per la misura standard della valvola del pneumatico di una gomma anche della moto, lo basterà avvitarlo sulla valvola della ruota della vostra automobile ed è già pronto tutto quanto. Ma insieme poi nel fantastico borsellino nero troviamo, attenzione, anche quattro adattatori da inserire qui sulla valvolina, sulla terminazione del tubo, basterà avvitarla. E questi sono quattro adattatori, eccoli qua, sono quattro adattatori per potersi adattare a qualsiasi tipo di valvolina dovrete inserire il tubo. Quindi prima ho parlato che ad esempio potrebbe essere anche utile da portare in barca, perché in barca avremo sicuramente un materassino, un pallone, un salvagente. Quindi con questi adattatori potremo assolutamente inserirlo in qualsiasi tipo di valvola. Ad esempio questo adattatore a spillo può essere ad esempio usato per gonfiare un pallone. Dicevo, il cavo molto lungo, un cavo assolutamente lungo. Ora, questo non l'ho misurato ancora sinceramente, ma misura circa sui 3 metri, da inserire poi lo spinotto nella presa dell'accendisigari. Ok? Perfetto, ma andiamo avanti con la descrizione. Bene, ma ora passiamo a vedere i dettagli, andiamo nel dettaglio, nelle sue caratteristiche tecniche, nelle sue caratteristiche elettriche e quindi come si usa questo compressore. Mettiamo un po' d'ordine, mettiamo nella sua scatoletta i vari adattatori che troviamo nella confezione insieme. Dicevo, il filo molto lungo, l'ho misurato, è 4 metri e mezzo, pensate un attimino, 4 metri e mezzo, potete andare anche a gonfiare le ruote della macchina del vostro vicino di parcheggio. Bene. Il consumo si aggira, attenzione, perché è circa 15 ampere mentre sta gonfiando una gomma, quindi fate attenzione, assicuratevi che disponete di questo amperaggio qua. Allora, via questo, via tutto, via, mettiamo
questo qua dentro, ok. Allora, il compressorino, veramente diciamo fatto bene, come dicevo, assolutamente la marca è Mannigsmann, un Made in Germany. La prima cosa che mi ha colpito è la chiarezza di questo stupendo strumento, lo strumento che ci consentirà di leggere la pressione istantanea del nostro pneumatico, la pressione è quella del nostro pneumatico dell'automobile, che normalmente si aggira sui 2-2,5 atmosfere, mentre potremo gonfiare un pneumatico sino a 10 bar. Esatto, la portata massima di questo compressorino a 12 volt è 10 bar, quindi potremo tranquillamente, ma garantisco, io l'ho provata, a gonfiare una gomma, una ruota di un SUV, di un fuoristrada. E ragazzi, ci vuole certo un po' più di tempo rispetto a un compressore di un'officina, il tradizionale che magari abbiamo in garage, però ce la fa anche per questo, ovviamente anche per gonfiare le ruote dello scooter. E quindi dicevo, questo strumento molto affidabile, stranamente anche molto preciso. Raffreddato con un bellissimo e reale dissipatore di metallo, quindi questo tutto di alluminio, perdonatemi, di alluminio, proprio come i veri. Sul retro, oltre alla terminazione del filo per la tensione, troviamo l'interruttore d'accensione, molto comodo e pratico l'interruttore. E che dirvi altro? La corrente di assorbimento mentre lavora a pieno carico è di circa 15 ampere e la portata d'aria che riesce a soffiare, pensate, sono quasi 35 litri d'aria al minuto, quindi direi un valore del tutto ragguardevole. Per il prezzo poi che si aggira intorno ai 40-45 euro, io l'ho trovato su Amazon. Ma che dirvi ancora, ve lo faccio ancora un po' vedere, veramente carino, molto bello. E direi che adesso ci possiamo dare l'appuntamento in garage, nell'autorimessa, per andare in azione e farvi vedere come gonfia le ruote della vostra auto e ovviamente come è utile in barca per gonfiare salvagenti e materassini. Eccomi qua, sono giunto in macchina e andiamo subito a tirare fuori dalla confezione il grande compressorino e andremo a provare la pressione delle gomme di questo autoveicolo. Tiriamo fuori dalla confezione, voilà, eccolo qua. Ci resta altro che inserire lo spinotto dell'alimentazione nella presa dall'accendisigari e andremo a controllare la pressione delle gomme. Poniamo il nostro compressore per terra, allunghiamo il filo di alimentazione e inseriamo lo spinotto nella presa accendisigari dell'auto. Una volta rimosso il tappino della gomma da controllare, inseriamo sulla valvolina il tubetto di gomma del compressore, avendo cura di stringere bene e velocemente per non perdere ulteriore aria. Già ora si potrà leggere un'atmosfera e mezzo, 1,5, quindi la gomma risulterà già un po' scarica. Accendiamo il nostro compressore e attendiamo che la pressione salga verso i valori dei 2-2,5 a seconda del vostro pneumatico. Perfettamente, il nostro pneumatico ha raggiunto il valore di pressione corretto, in questo caso un pneumatico anteriore è di 2,4. Non ci resta che svitare il tubo di gomma dalla valvolina velocemente per non perdere ulteriore aria e rimettere a posto il suo tappino. Stacchiamo la presa di alimentazione dalla presa accendisigari dell'auto e velocemente, molto velocemente, ordiniamo di nuovo il filo e riponiamo il nostro compressore, che ha lavorato molto bene, nella sua pratica valigetta. Quindi un grandissimo compressore, veramente dai mille usi, e potete anche, ad esempio, inserendo nel terminale di gomma questa valvolina qui, potete anche usarla per gonfiare il vostro, ad esempio, pallone. Inserendo
anche gli altri inserti che si potranno adattare ai diversi tipi di valvolina, potremo ad esempio avvitarci quest'altro. Questo ad esempio penso che sia l'adattatore per i materassini. Insomma, veramente un compressore versatile per qualsiasi uso, veramente eccezionale, della Mannesmann Made in Germany. Quindi, che dire, un grande compressorino a 12 volt della Mannesmann, direi molto molto versatile per qualsiasi tipo di uso dove avete bisogno di sparare un po' d'aria. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto questo video mettete un like per sostenere il mio canale, se siete nuovi, se non mi avete ancora conosciuto, iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima edizione, al prossimo video, un caro saluto da Pietro Grafigna, ciao!